dagli esempi che hai fatto, no? Era molto interessante questo aspetto, non ci avevo mai pensato, questa idea che la sostanza che noi individuiamo in una categoria come liberatoria in realtà può avere degli usi, delle applicazioni che sono esatto contrario, cioè costrittivo, no? Però mi sembrava di capire che tutti gli esempi che hai fatto, sia in storia più antica, sia in storia meno recente, sia ultimamente, abbiano successo, comunque voglia di essere provati, perché in fondo c'è un sostrato che lo consente. Là dove la gente, vuoi buddisti, no? Che loro hanno la loro cosa, vuoi il nostro tempo medievale, vuoi in America l'esempio che facevi di Manson, vuol dire i ragazzini che vengono presi così a fare brigata cattiva, in fondo è perché è uno strato, chiamiamolo sociale, visto che sono più di uno, dentro una società che ammette un livello di conoscenza molto molto basso e che non premia il fatto di conoscere. Quindi mi chiedevo se effettivamente era una riflessione di sostegno a quanto dicevi. E l'altra cosa, io credo che sì, possiamo prendere delle sostanze, chiunque può prendere qualunque sostanza o chiunque può aver preso qualunque combinazione di sostanze, però tutto sommato può anche essere che la prende e non cerca, e quindi l'effetto è molto diverso. Quindi giustamente dicevi è un fatto individuale, però credo che la combinazione delle due cose, cioè riuscire a creare un sostrato il più largo possibile di conoscenza che non implica nessuna trasgressione o meno, crea la possibilità non solo di vedere come sono fatte le sostanze, ma anche come reagisce il nostro corpo, perché mi devono dire che una cosa è buona invece non lo è, posso crederci, cioè allora a quel punto fai veramente un'esperienza totale della tua vita di essere presente e cosciente, diciamo, il più possibile di quanto ti avviene, e allora poi ci può essere anche scambio. In un terreno di questo tipo credo che una sostanza possa essere liberatoria. Certo, ma comunque questa cosa qui del controllo e della liberazione è una cosa che attraversa tutta la storia, perché una società assolutamente che era apertissima a questo tipo di esperienze, che era la società ellenica, per cui parliamo di storia degli Eleusini, anche lì succedevano delle cose stranissime, cioè anche lì c'era gente che rifiutava di andare a fare i misteri e però voleva accedere al Kikeion, cioè la famosa bevanda che appunto usavano in quel momento. C'è un famoso scandalo che un Alcibiade, che appunto andò, sfondò con i suoi amici il tempio di Eleusi, andò a procurarsi il Kikeion e berselo tranquillamente perché non voleva passare attraverso questa trafila per lui noiosissima dei sacerdoti, gli ierofanti, il passaggio della morte, voleva un uso ludico della sostanza. E parliamo, diciamo, nella... Sì, anche quello è un grande, secondo me, è una grande etichetta di imbroglio, tutto sommato, o di non capire di che cosa si dice o di che cosa si sta parlando, perché quando dicono ah sì, è un uso terapeutico, vuol dire vai a fare una sessione di respirazione olotropica, secondo quello che dice Gloss, ma perché deve essere terapeuta? Esatto, sì, sì. Ma vado a fare qua lunga discussione con Manuel qui, e in fondo c'è però questa domanda dalla totalità delle persone, perché si sente rassicurata, io credo, del fatto di essere comunque in una comunità all'interno di una struttura, e che siamo lì per uno scopo, e lo scopo è meritevole, cioè curarsi. Ma perché? Ma ho bisogno di essere curato. Sì, c'è questa idea che tutti siamo malati, che ormai è passata. Siamo tutti malati. Io sono per il Kikeion, grazie. Arcibiade venne ammazzato poi, tra l'altro, no? Però forse non sono qui. Cioè, però secondo me, giusto per integrare un attimo le tue osservazioni, no? Tu hai detto c'è la possibilità di liberazione e la possibilità di controllo. Però c'è anche che la società attuale, l'utilizzo delle sostanze come forma di controinsurrezione preventiva, che è quello che è successo bene o male negli anni 70 anche negli Stati Uniti, anche fine anni 60, non sto parlando di eroina, anche stesso l'SD comunque veniva a un certo punto anche pur vietandolo, ma certo, perché automaticamente si creava il nemico sociale ben individuabile e di conseguenza la possibilità di controllo e esclusione intorno a un problema. Infatti voglio dire, anche gli anni 90, tutta la droga di massa che è arrivata con la rave culture, la dance culture, che proprio la droga è stata data a tutti, per quanto per me non c'è niente negativo nel vedere solo l'aspetto ludico e non per forza soltanto la ritualità di una droga, perché comunque un individuo va appena come vuole. Ovviamente però, cioè, il fatto che
tipo le droghe appunto che si usano in discoteca, l'MDMA piuttosto che l'ecstasy, comunque droghe di laboratorio, sono nate per avere un effetto ben preciso. Di conseguenza quindi anche un approccio alla droga in maniera comunque merceologico e comunque legato a un consumo ludico, punto e stop. Anche per l'LSD stesso è successa questa roba qua. Certo. E infatti voglio dire, tutte, se ci pensiamo in realtà, anche quando c'è la repressione sostanzialmente funge come catalizzatore al controllo ancora di più probabilmente, perché essendo vietata di conseguenza sei costretto a procurarti in una maniera illegale, quindi facendo aumentare il capitalismo illegale della organizzazione criminale, di conseguenza avendo droghe di bassa qualità, magari nefaste anche, non so neanche il vero effetto magari, che creano sostanzialmente fenomeni di dipendenza, perché alla fine quello che interessa a un mercante, in questo caso chi certo, vende droghe, è avere delle dipendenti. E di conseguenza anche l'approccio, comunque anche un approccio liberato alle sostanze nel nostro stato attuale, senza fare i conti con questo tipo di realtà che comunque si agita all'interno delle sostanze psicoattive, qualsiasi esso siano, pensiamo anche alla marijuana, che ok, uno può coltivarsi, però per avere magari un quantitativo annuo di avere un campo, e dato che avere un campo si vengono gli sbirri domani a prendermi e mi mettono dentro per anni. Probabilmente questa cosa è anche una forma di controllo, in certo qual modo concordata con le organizzazioni criminali, non peraltro, infatti uno dei massimi introiti delle organizzazioni criminali sono la vendita di stupefacenti, che non è soltanto l'eroina, la cocaina, è anche l'LSD, comunque proviene dai laboratori dell'Unione dell'ex dei paesi dell'est, si vanno a fare sempre meno. Le nuove droghe di cellulite, la metanfetamina, la fa chiunque in casa, quello è vero, però la metanfetamina spappola il cervello completamente delle persone, sono... vengono combattute, ma fino a un certo punto, perché anche le zone come appunto gli anni 80 in Italia o negli 70 col crack nel ghetto americano, che hanno distrutto la possibilità di insurrezione del Black Panthers, cioè lo Stato sapeva di queste cose, anzi l'ha favorito pur vietando e arrestando chi le vendeva, facendo finta di fare quella della droga, in realtà faceva appunto la forma di controllo sociale, sia disinformando sia dando del veleno. Perché secondo me questo è importante, il passaggio di capire se è liberatorio o meno, perché adesso anche se uno prende con l'ottica di liberarmi, mi metto davanti in televisione, sicuramente il mio viaggio sarà un viaggio figa legato a tutto quello che c'è intorno, quindi non è liberazione ma è un'alienazione incredibile. Secondo me in questa cosa anche l'aumento dei ragazzi giovani che hanno problemi mentali dovuti all'uso di sostanze è una cosa, è un'incapacità dell'uomo attuale contemporaneo di anche sia di confrontarsi con il suo stesso ego, perché i psichedelici infatti la maggior parte della gente dopo un po' dice no, non ne prendo più perché insomma sono quello così, non riesco più a leggere il viaggio, perché c'è la paura di capire chi si è, di realizzarsi come individuo in quanto nullificati dalla merce. Voglio dire, una volta che uno scopre in questo modo che dentro se stesso capisce il suo ego, magari capisce cosa sta facendo in quel momento lì, è una merda ed è costretto lì, non capisce sicuramente se è una persona che vive a PlayStation e a cassa dritta magari, e il problema è quello, no, perché il problema è che quello si crea anche la categoria alternativa dell'uso delle droghe a priori, senza però dare appunto slegarle dalla logica prettamente di non attacco alla società. Secondo me è importante consumo, questa cosa è un consumo e causa alienazione reale nella mente delle persone, perché appunto il fatto che la gente, molti vanno sempre di più fuori con l'uso di queste cose qua è anche per una paura, mai scoprono quello che non vogliono scoprire, e piuttosto che esprimono, quindi esplodere come vorrebbe la tradizione dei psichedelici, implodono e vanno fuori di testa. Sì, c'è il vuoto buddista e il vuoto del consumismo. Cioè, esatto, dico, è ben differente il vuoto che hai con la coscienza, che hai dopo un bel viaggio, che hai una serie di cose che ti danno un qualcosa sostanzialmente. Poi io credo molto nell'uso individuale e l'uso collettivo, ludico, la mano è andata da un bel po', per quanto non è sbagliato secondo me comunque. Può servire in una maniera costruttiva, è ovvio che se faccio un uso ludico in mezzo al casino, la gente che spinge, si menano, quello, pagare, soprattutto pagare per consumare la sostanza, secondo me, è quella la cosa che crea automaticamente l'impossibilità di liberarti. Perché ma è certo, ma attraverso lo scambio di denaro per comprare comunque anche l'LSD, automaticamente entro in un rapporto che non è più liberato, ma è comunque di una possibile società futura. Se ci fosse l'LSD gratis, chi vende l'LSD è comunque il capo della società. E comunque vende. La difficoltà è estrarsi poi a un certo punto, perché ti tiene sempre legata al pragmatismo. E anche quella secondo me è una... Infatti. No, questo è solo sì, no, cioè, che... nella mia presentazione, ovvio, il proiezionismo non faceva parte perché è un altro, cioè, parliamo per mesi e mesi, però c'entra appunto perché il controllo avviene sia offrendo,
sia negando, cioè avviene allo stesso modo, no? Sì, pensiamo anche sulle droghe, tutte le varie repressioni, la campagna che fanno contro le droghe in ogni sua forma, pur consumando l'alcol noi come droga sociale. Cioè, scusami Matteo, secondo te nella nostra società, visto la storia pregressa, secondo la tua visione personale, esiste ancora la figura dello sciamano? E se esiste, ci si può fidare? Cioè, nel senso, parliamo di Europa, Occidente, parliamo cose così. di noi. Lo sciamano è una figura che di certo è legata a una struttura tribale, per di solito è il personaggio che in qualche modo sceglie o viene scelto per far da tramite, no? In qualche modo aiutare gli altri a gestire le proprie visioni, le proprie paure, le proprie necessità psicologiche, no? E non solo. È stato anche colui che ha anticipato l'arte, che ha anticipato la medicina, per cui è un personaggio molto, molto complesso come sciamano, no? Non è da spendere due parole per parlare lo sciamano, così tanto per dire. Un personaggio pittoresco, un personaggio che comprende molte, molte sfaccettature. Detto questo, oggi come oggi lo sciamano di certo non va più in giro a fare il volo magico come facevano gli siberiani, però secondo me esistono delle persone che sono in grado di fare questo tipo di, darti questo tipo di aiuto, darti questo tipo di informazioni, ma anche a livello proprio di pelle, a livello di, usando un termine molto vecchio, di vibrazione, cioè che una persona che in qualche modo può darti un punto di vista diverso, perché in realtà tutto si gira e rigira quella cosa lì, cioè liberazione vuol dire affrontare le cose dal punto di vista diverso, cioè percepire le cose da un senso diverso, cioè tu non puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare il tuo punto di vista sul mondo, questa è la cosa che tac, ti crea lo scatto, no? La liberazione è questa, la liberazione è questa. Per cui, certo, immaginami lo sciamano oggi che va in giro con le code di volpi e penne infilate in testa, mi farebbe un pochino ridere, no? Cioè, però parliamo di persone in qualche modo coerenti, coscienti, quello assolutamente esistono e di certo non ha bisogno di un apparato costumistico particolare. Okay. Continuiamo? O volete fare un'altra pausa però?